Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche, in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Una telecamera di sicurezza installata in una tranquilla casa riprende uno spirito mentre si materializza alle spalle di questa ragazza. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Mentre la giovane sta per andare via, nota qualcosa di strano in fondo a questo piccolo vicolo. Non notando nulla di strano, va via, ma mentre se ne va appare questa strana figura che dall'aspetto potrebbe sembrare essere un essere umano, ma se osserviamo bene il video si può notare che quella figura ha le braccia più lunghe del corpo e al posto delle mani sembra avere degli artigli. Cosa davvero inquietante, non lo pensate anche voi? Il prossimo video è stato ripreso da una ragazza mentre di sera era affacciata al balcone di casa sua. Sembra una serata come tante, finché ad un certo punto non si ude un urlo davvero terrificante. A questo punto la giovane decide di registrare quello strano evento. Il video è davvero interessante, ma andiamo a guardare il documento. Che merda è ese grito, no mames. What the fuck? Llevan dos veces que se escucha. ¿Qué mierda es ese grito? No mames. Il prossimo video mostra un angolo di una cantina dove alcune ombre si materializzano davanti agli occhi del proprietario. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Un esploratore urbano entra in un luogo abbandonato. Durante la sua esplorazione incominciano a verificarsi degli strani fenomeni. Mentre ispeziona il luogo, alcune porte incominciano ad aprirsi e sbattere violentemente. Più l'esploratore va avanti e più i fenomeni continuano ad aumentare. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Non si sente la brisa dell'aire. Uy, se los juro que escuché un paso atrás de mí. No es payasada, escuché un paso atrás de mí. Es un lugar grandísimo, prácticamente van a hacer lo que se va. El lugar, encontraron restos óseos, restos de personas. Güey, valió mal. Me espantó la puerta. Y se siente una... En realidad se siente una sensación, pero fea aquí adentro. Oiga. ¡Hola! ¿Ustedes oyeron? O sea,
Literal, se escucha que están azotando las puertas aquí adentro y no hay nadie. ¡Hola! Estoy completamente solo, amigo. O sea, no hay nadie más aquí. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? No se escuchaba eso ahorita. ¡Hola! Pero, o sea, estoy de aquel lado y la puerta no se mueve. Sinceramente, no se mueve la puerta. O sea, miren, y estoy de aquel lado y les apuesto lo que quieran a que se va a cerrar. Oigan, el problema es de esta que se azota y no se está azotando. Aquí lo va a hacer. Y no hay nadie, o sea, ¿verdad? Vamos a regresarnos por donde mismo, amigos. Vamos a darnos una buena vuelta a ver si podemos captar algo, no sé. Pero este lugar va a ser una de las exploraciones. Bueno, más bien de las mejores exploraciones que vamos a tener, porque es de una de alguien que fundó para la gente. ¿Cómo les diré? Miren, esto es lo que les digo, o sea. Se me desenfoca. Se mueve todo, no entiendo por qué. Realmente no entiendo. Un gruppo di musicisti decide di trascorrere una serata insieme in una casa rurale. Mentre i ragazzi esplorano alcune stanze della casa, notano il cassetto di un armadio che incomincia ad aprirsi e chiudere in continuazione. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. E a ver, aprile! ¡Cierrale! Estrés AM. Güey, no hay, güey. A chile, güey. ¡Qué bombada, güey! A ver, ábrele. ¡Cierrale! E anche per oggi è tutto, ragazzi. Il video finisce qui. Prima di salutarci, voglio ricordare a chi non si è ancora iscritto al canale di iscriversi e magari commentare, dare il suo parere sui filmati. Detto questo, vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima.